Rettore, oggi l'Università degli Studi di Salerno ospita Giovanni Canzio, primo presidente della Corte di Cassazione, per la sua lectio magistralis. Sì, è un modo anche per far vedere al presidente la sua università, e l'ho detto accogliendo con un benvenuto e con ringraziamento per averci offerto, per offrire ai nostri giovani, ai nostri studenti un'opportunità unica di ascoltare la sua lectio magistralis, dandogli benvenuto, ho detto benvenuto nella sua università. E devo dire che anche le parole di apprezzamento che ha avuto per il nostro Ateneo, per le strutture, per le persone che ha incontrato, sono importanti e di stimolo. I nostri giovani, innanzitutto i nostri studenti, ma i nostri dottorandi, i nostri assegnisti, la nostra forza, il nostro patrimonio vive e si arricchisce anche del contributo dei testimoni, di chi con l'esempio personale testimonia di quanto sia importante lo studio, quanto sia importante pensare a livello, diciamo, ricoprire il ruolo di rilievo nazionale, ma al contempo anche essere molto legata alle proprie radici. Quindi una pagina bellissima pensata per i nostri studenti. Io ringrazio il dottore Matteo Casale, che è stato insieme a Sergio Perongini chi hanno immaginato che potesse svolgersi qui nell'Aula Magna, nel salotto della nostra università, questa lezione, e credo che sia stata un'opportunità unica per i nostri giovani. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha avviato una serie di iniziative per coinvolgere personalità ed esperienze e trasfonderle agli studenti. La presenza del Presidente Canzio è una grande occasione, è un grande onore innanzitutto per il nostro Ateneo, ma è una grande occasione di formazione per gli studenti. Il tema poi che il Presidente tratterà, quello del rapporto tra processo penale e corti europee, è uno dei nervi scoperti, uno di quei filoni sui quali il dibattito giuridico, e naturalmente con i risvolti sociali che hanno le vicende giuridiche, è particolarmente rilevante. Per cui è davvero un'occasione importantissima. Insieme a Giovanni Canzio, che fa per questa lectio magistrale ospite qui all'Università degli Studi di Salerno, ecco, che sensazione si vive partecipando quindi con gli studenti e con l'ambiente universitario? Io quando sto in un'università e sto con gli studenti sono felicissimo, perché ognuno di noi è stato studente, ognuno di noi è stato universitario. La mia generazione non ha potuto godere, beneficiare di queste strutture. Io sono salernitano, prendevo il mio treno oppure partivamo in gruppo, in macchina, in 4, in 5 per andare alla Federico II a Napoli. Non immaginavamo neppure che un giorno Salerno avrebbe potuto beneficiare di un campus straordinario come questo. E il sogno deve essere questo, il sogno di ogni studente universitario. Un campus con una pluralità di dipartimenti che si contaminano e si incrociano fra di loro. I saperi vanno contaminati, i saperi vanno incrociati. Non basta studiare giurisprudenza, occorre conoscere anche di economia. Non basta essere dei buoni avvocati, dei buoni magistrati, occorre conoscere anche dei problemi della sanità e della medicina, e così via. Poi l'altra emozione è quella di vedere qui tanti volti di amici, ovviamente chi più anziano, chi più giovane, e poi questa aula così grande, piena di ragazzi. Spero di dare un contributo alla loro crescita professionale, parlando di quello che oggi credo sia il tema più cruciale per chi fa il giudice, ma anche per qualunque operatore del diritto, e cioè l'incontro della cultura giuridica nazionale, e quindi per cultura giuridica intendo i codici, le leggi, la giurisprudenza, le sentenze, con la cultura giuridica europea e talora anche internazionale oltre l'Europa. Questo incontro richiede, come dicono gli inglesi, open mind, cioè menti aperte, aperte al nuovo, aperte alla modernità e alla postmodernità, cioè forti delle migliori proprie tradizioni, ma pronti a metterle in gioco comunicando con gli altri. Ecco, credo che questa università è in grado di farlo, vuole farlo, lo saprà fare molto bene.